Anna, che idea ti sei fatto, no? Anche questa grande guerra di propaganda, di fake news, cioè ieri l'ambasciata russa si è esposta in prima persona a fare dei tweet dicendo che il bombardamento dell'ospedale di Mariupol era una fake news, che ci siamo fatti abbindolare, ha detto che quella donna, eccolo qui, il tentativo di gonfiare lo scandalo attorno alla presunta distruzione da parte della Russia dell'ospedale di Mariupol è il massimo del cinismo della campagna di menzogna sulla nostra operazione militare speciale in Ucraina. Quindi in Ucraina non c'è una guerra, ma c'è solo un'operazione militare speciale, e l'ospedale di Mariupol secondo loro sarebbe stata la base della brigata Azov, quindi di nazionalisti neonazisti col sole nero sulle uniformi, e non quello che abbiamo raccontato, cioè un disastro totale in cui donne e bambini sono scappati nella maggiore parte dei casi, per fortuna, perché il fatto che non sia stata una strage io la considero una buona notizia, che sono pochi morti, no? E invece qua sembra che è la prova provata che non sta succedendo nulla. Addirittura si è stato detto che questa donna che esce con la coperta addosso, il sangue, incinta dall'ospedale, sarebbe un influencer che è stata presa e mascherata, come dire, truccata per l'occasione. Luciano. Ma devo dire che nella propaganda e nella comunicazione russa c'è veramente qualcosa di molto antico e arcaico, nel senso che la disinformazione è stata un tratto caratteristico nella storia dell'Unione Sovietica e poi della Russia. Quello che probabilmente non hanno ancora capito è che siamo nel mondo digitale e che fare comunicazione come se fossimo negli anni della Seconda Guerra Mondiale o negli anni della Guerra Fredda è praticamente una sorta di autogol continuo, perché mentre si comunicavano l'inesattezza o una versione diversa di quello che era accaduto a Mariupol, c'erano in contemporanea i video dal posto, c'erano le foto, c'erano i racconti in diretta che ormai avevano raggiunto milioni e milioni di persone. Quindi da questo punto di vista credo che francamente non serva a nulla solo a rinsaldare, come dire, la considerazione che ognuno di noi può avere verso la capacità di essere persone con un minimo di serietà da parte di chi dirige la Russia. Insomma, siamo nel campo delle bugie che servono davvero a nulla. Molto più serio è quello che sta accadendo sul terreno. Io credo che l'ambasciatore Nelly Feroce abbia completamente ragione. La Russia in questo momento non vuole trattare, lo vorrà fare quando avrà acquisito qualche vantaggio rilevante sul terreno. Cioè il coltello dalla parte del manico vuole una trattativa. Esattamente. Questo coltello al momento non ce l'ha, e questo è l'altro punto serio. Nessuna delle grandi città è ancora sotto il controllo diretto dei russi. Quindi lo svolgimento della guerra in questo momento dipenderà molto dalla capacità militare russa, ma soprattutto dalla capacità di resistenza degli ucraini. Quando più i russi si impantaneranno, scusami, se si impantaneranno, Luciano, scusami, stavo cercando di capire i segnali di fumo che mi fa.